su beni non perenni, che usava il corpo delle donne quale pegno e pagamento. Questa regione, il confine tra Cina, India e Tibet, è da sempre oggetto di rivalità tra le popolazioni che l'abitano. La lotta per il potere si è svolta all'ombra di attività commerciali molto proficue, grazie alle quali è nata una casta di ricche famiglie usurarie. Nei secoli, costoro hanno utilizzato il denaro dato in prestito quale strumento di controllo del territorio e di oppressione della popolazione. Letteralmente schiavi del debito sono i cosiddetti vinti, la casta più povera dei contadini. Questi moderni servi della greba orientali vivono da secoli in una situazione di indebitamento perpetuo che si tramanda di padre in figlio, dal momento che nessuno dei loro antenati è mai stato. I vinti sopravvivono contraendo ulteriori debiti con il signore usuraio di turno. In cambio del lavoro ricevono abbastanza per sfamarsi, vestirsi e ripararsi dalle intemperie. Mentre l'indebitamento perenne è legato alla natura del prestito, e cioè allo strozzinaggio che impedisce che nel tempo si possa ripagarlo, la logica economica di questa schiavitù scaturisce dalla scomparsa del risparmio, non solo come categoria finanziaria, ma anche come attività esistenziale. Nei secoli i vinti hanno metabolizzato il debito al punto da accettarlo quasi come una componente biologica della loro esistenza. Chiedere sempre nuovi prestiti è dunque un atto naturale, simile alla nascita e alla morte, come naturale è l'usura e la realtà perfetta dell'indebitamento. E dato che da sempre l'economia locale ruota tutta intorno a questi principi, nessuno è mai stato in grado di immaginare un mondo diverso. Ma perché questa continua necessità di contrarre nuovi debiti? Di che cosa possono avere bisogno i vinti nella condizione di abietta miseria in cui vivono? Le loro spese eccezionali sono in realtà solo di due tipi: matrimoni e funerali. Ma come ripagare la dote e gli interessi quando non si possiede niente? Con una merce di scambio vecchia quanto il mondo: l'uso del corpo delle giovani contadine. Le spose vengono prima date in pegno e poi usate per sdebitarsi attraverso prestazioni sessuali. Dopo la prima notte di nozze diventano le concubine del signore usuraio e quando costui si stanca di sfruttarle personalmente le manda a prostituirsi in qualche campo di boscaioli dove rimangono per 1 o 2 anni. Solo quando hanno guadagnato abbastanza per risarcire la dote a queste disgraziate viene concesso di tornare a casa dal marito e iniziare la vita di moglie. Queste pratiche barbare sono accettate da tutta la società, compresa la casta dei vinti. Per il nostro modo di pensare sono insensate e inumane, oltre che assurdamente facili da abolire. Basterebbe non chiedere la dote alle future spose. Eppure nessuno arriva a questa ovvia soluzione. Le famiglie degli sposi esigono la dote, anche se sanno bene come verrà pagata. Com'è possibile? Semplice. Sulle montagne dell'Himalaya, il debito perpetuo ha ridisegnato la mappa esistenziale, inclusa quella morale lungo la quale l'individuo naviga dalla nascita alla morte. L'alterazione del codice comportamentale della società è così forte da rompere anche i legami più solidi e duraturi come quelli di sangue tra genitori e figli. Come ha potuto questo sistema consolidarsi al punto da sembrare l'unica strada percorribile? È stato possibile perché i signori usurai controllano il potere economico, quello politico, e sono anche i depositari del codice morale. Le loro famiglie possono influire sulle condizioni di vita di tutti gli altri e lo fanno seguendo il loro interesse, non astratti concetti di umanità. La confluenza dei principi morali con quelli finanziari ha trasformato l'usura in una pratica accettabile e il debito in un obbligo morale. Mentre per noi occidentali l'idea che il corpo delle donne sia usato nella restituzione di denaro dovuto, anche solo per una notte, è raccapricciante, per le famiglie dei vinti far prostituire le figlie o vendere i bambini per ripagare la dote o un prestito diventa una questione d'onore. Piazzan Sintagma, una fredda giornata di primavera del 2012. Mancano pochi minuti alle 9 del mattino. Aspetta, Piazza Sintagma,
Una fredda giornata di primavera del 2012. Mancano pochi minuti alle 9 del mattino. La marea di taxi gialli vuoti che le scorre intorno assomiglia alla piena di un fiume che investe con violenza una roccia per poi biforcarsi. Una parte va a sinistra e si ritrova incanalata lungo il perimetro del Parlamento. Lo percorre e torna al punto di partenza. L'altra scende lentamente lungo la piazza e finisce anch'essa al capolinea, senza bottino. I clienti sono merce rara nell'era dell'austerità. Da almeno 2 anni pochissimi ateniesi possono permettersi di viaggiare in taxi e i rari autisti fortunati raccolgono soprattutto turisti occasionali. Lungo i marciapiedi gli impiegati statali che ancora posseggono una scrivania nei ministeri della zona camminano frettolosi a testa bassa per non incrociare lo sguardo dei mendicanti, per lo più persone anziane e sole, che la crisi dell'euro ha costretto a vivere di elemosina. Tutti temono di riconoscere tra questi disgraziati un conoscente, un vicino di casa o un parente. La povertà assomiglia alla peste, è contagiosa. All'improvviso un grido e uno sparo congelano la piazza per un lungo istante. I taxi inchiodano e i pedoni si fermano. Poi si scatena il panico, mentre tutti cercano contemporaneamente di scoprire la fonte di quei rumori e di allontanarsi dal pericolo. A terra, poco distante dall'ingresso della metropolitana, giace il corpo di un pensionato 77enne, ex farmacista. È Dimitris Christoulas. Si è sparato sotto un albero che nei mesi passati è diventato una sorta di pietra miliare del movimento di protesta popolare contro le politiche d'austerità. Lo ha fatto per evitare di essere difeso all'unico figlio, come ha scritto nella lettera d'addio che ha in tasca. Il suo non è né il primo né l'ultimo corpo che verrà rimosso da questa piazza, ormai diventata teatro della moderna tragedia greca. Nel suo testamento spirituale l'ex farmacista greco scrive: «Sono certo che i giovani senza futuro un giorno imbracceranno il fucile e impiccheranno i traditori della patria a piazza Sintagma, come fecero gli italiani con Mussolini nel 1945. È davvero questo il futuro che sognano i cittadini della periferia di Eurolandia, una cartolina ingiallita della fine della Seconda Guerra Mondiale. Oggi alcune nazioni europee sono come il corpo delle donne e dei bambini sull'Himalaya. Diventano un pegno nelle mani del mercato finanziario, che ne può fare ciò che vuole, a causa di un debito contratto dai pater familias, quelli che prendono le decisioni, ovvero i loro governi. Questa mercificazione viene accettata da chi ne è vittima sulla base di principi non economici, ma morali. Ecco perché oggi il Nord Europa guarda con disprezzo alla Grecia. Ecco perché il linguaggio della Troica, degli eurocrati di Bruxelles, dei politici del Nord risuona un disprezzo quasi di ordine morale per questa nazione, che non ha adempiuto agli impegni finanziari contratti. Ed ecco infine perché noi italiani dovremmo accettare a testa bassa e in silenzio l'umiliazione di un debito contratto da una classe politica inetta e per interessi di casta e il peso dell'austerità economica che l'Europa ci impone. Siamo in guerra, sostiene infatti il premier italiano Mario Monti all'inizio dell'estate del 2012 per giustificare i tagli e i sacrifici imposti dal suo governo. Per chi ha memoria, basterebbe questa frase per dichiarare fallito il primo obiettivo dell'avventura europea, quello di integrare fra loro le grandi economie, quella francese a quella tedesca in primis, anche per evitare l'ennesimo conflitto. Ma di cosa parla Monti? Contro chi combattono gli italiani? Si guarda bene dallo specificarlo e il motivo è evidente, non lo sa nemmeno lui. Questo è uno scontro atipico che gli europei non conoscono, in cui le vittime si suicidano o vengono colpite dalla violenza casuale di un disperato. È un conflitto destrutturato contro un nemico invisibile. L'Europa è nuovamente in guerra, dunque, anche se ancora pochi se ne sono accorti. La posta in gioco è il futuro di noi tutti. Salvare Eurolandia sembra il titolo di una pellicola di Walt Disney, ma per molti cittadini è un film dell'orrore che vede protagonisti. Che differenza c'è tra la cultura barbara del debito perpetuo dell'Himalaya e la crisi del debito sovrano? Nessuna. Nei villaggi sul tetto del mondo far prostituire le figlie per pagare i prestiti contratti dai padri e dai nonni rientra nella difesa dell'onore della famiglia. Nell'Europa unita, votare un governo che prende ordini dalla Troica, cessare di essere una nazione libera, rientra nella difesa dell'onore di un paese.
È ciò che è successo ai greci nel 2012. E coloro che hanno denunciato che si tratta di usura, perché paesi come la Spagna e l'Italia si indebitano per pagare gli interessi del debito e così facendo ne generano altri, sono stati subito messi a tacere. In Italia l'epidemia dilaga nella piccola e media impresa. Tra il 2005 e il 2010 le vittime sono aumentate del 58%, tra esse tanti, troppi, piccoli e medi imprenditori andati in bancarotta a causa dei mancati pagamenti da parte della pubblica amministrazione. A Cipro, perlomeno, i creditori dello Stato hanno fatto causa al governo e mandato gli ufficiali giudiziari per confiscarne i beni. Per esempio, sono state sequestrate e vendute all'asta diverse auto blu, simbolo del potere costituito. In Italia, invece, sullo sfondo degli scandali amministrativi che alla fine del 2012 hanno scosso il paese, come quello della regione Lazio, dove un amministratore ha sottratto allo Stato più di 1,5 milioni di euro, i ritardati pagamenti per il lavoro prestato dalle piccole e medie imprese appaiono raccapriccianti e giustamente sono fonte di indignazione tra la popolazione. Ma l'indignazione non si traduce in azione politica, piuttosto in un generico impulso distruttivo verso le istituzioni o verso se stessi. Per il momento, dunque, occorre notare che più che di cintura dell'aglio, come i tedeschi hanno ribattezzato il sud Europa, dovremmo parlare di cappio dei suicidi, poiché l'austerità altro non è che una corda che Bruxelles ha cavato dall'alto attorno al collo delle popolazioni dei paesi alla periferia di Euroland. Per chi muore tutta questa gente? Ai tempi delle grandi dittature del Novecento si moriva per la libertà, i diritti umani, la giustizia, la democrazia, valori preziosissimi. Oggi si muore per debiti, per pagare gli arretrati dell'iscrizione al country club della moneta comune europea e per sostenere le spese di uno Stato ormai fallimentare. È giusto tutto questo? Con i prestiti elargiti dalle banche delle nazioni più forti, greci, italiani e spagnoli hanno acquistato beni ad alto valore aggiunto prodotti nel ricco nord. In altre parole, le banche dei paesi settentrionali hanno finanziato la propria industria nazionale, prestando ai consumatori e ai governi dei paesi meridionali i soldi per importare, per esempio, il made in Germany. Oggi i debitori devono restituire alle banche sia il credito sia gli interessi, ma nel frattempo i primi hanno rafforzato l'economia dei loro paesi, mentre i secondi l'hanno indebolita. Le banche nostrane hanno fatto semplicemente la stanza di compensazione. E qui si chiude il cerchio, o meglio, il cappio del debito. La moneta di scambio con cui compriamo il nostro presunto onore è oggi il futuro dei più deboli, i giovani di cui ipotechiamo gli anni a venire e che rinunciamo alla prostituzione del precariato, e i vecchi che scelgono il suicidio piuttosto che l'umiliazione di mendicare. Questo sì è un prezzo che non possiamo permetterci di pagare. A queste condizioni serve ancora votare? O forse è opportuno riconquistare la nostra democrazia esercitando la sovranità popolare in modi nuovi, in qualunque modo possibile, anche in rete, staccando la scheda contenuta al termine di questo libro, esigendo che il nostro voto conti davvero qualcosa. Diciamo un'ipotesi di un'unica alternativa, non è più vero. Non è vero. Allora, bravi, vi dicevamo Loretta che avete selezionato voi entrambi, ma con una selezione perfetta, perché spiega molto bene perché è utile leggere questo libro. Avete sentito i racconti che fanno le Trapioni, e se uno così all'improvviso comincia ad ascoltare una cultura del genere, pensa anche di fantascienza, anche dell'orrore. In realtà, è la realtà in cui viviamo, c'è tanto di reale quello che Loretta Napoloni racconta. Io faccio una trasmissione televisiva tutte le mattine sulla 7, in cui parlo con le persone vere, in cui intervisto cittadini, imprenditori, precari. Dicevo a Loretta che stamattina ha intervistato un piccolo imprenditore di Marghera che ha detto